sono sexy. Sono colta e sono ricca. Sono femmina e sono giovane. Certo. Sono bella, bionda, alta, coscia lunga, lingua soffice e tagliente, mani curate e graffianti, occhi azzurri come il fuoco, capelli soffici nebulose. Sono tutto ciò che vuoi, se mai mi vorrai, come la bambolina di un film a luci rosse. Posso sprigionare le tenerezze e le seducenti malinconie della mia femminilità contro la forza plastica delle altrui certezze, versare misteri intriganti che fungono per me da seconda pelle sulla parte più suadente di tutti gli inni alla passione, dominare con il candore della mia esuberante vitalità ogni lussureggiante invadenza. Ma non mi chiamo bambolina. Io sono Chiara. All'età di 4 anni giocavo con la mia gattina, le accarezzavo la testa screziata di colori tra il giallo paglierino e le terre di Siena, sussurrandole nell'orecchio che non riusciva a tenere fermo un attimo. Vedrai, da grande, la tua Lucilla ti porterà in giro per giardini pieni di fiori e di tante fate. Diventerai una fata, e quando sarai una fata turchina farai diventare anche me una fata bellissima con un vestito rosa e la bacchetta magica, e io farò nascere tante stelle nel giardino e tante bambole, tante lucertole per farti giocare, e un principe azzurrissimo per me, soltanto per me. Ma non mi chiamo Lucilla. Io sono Chiara. A 10 anni, nei cortili polverosi e nelle pinete ischitane eravamo in tanti a correrci incontro e giocare in mille modi diversi, lontani dagli adulti, ma protetti dai loro lunghi sguardi vigili. Nonni e zie vegliavano discretamente su tutte le nostre azioni, eppure qualche bacetto con i compagni di nascosto ci scappava sempre. Per le amichette io ero farfallina. I maschietti preferivano chiamarmi Serenella, ma non mi chiamo Farfallina e nemmeno Serenella. Io sono Chiara. Anni, l'uomo dalla camicia rossa mi abbracciò. Ricordo un giardino rinchiuso in un muro di cinta sgangherato, di pietre pomici e laviche sgraziate, bitorzolute, coperte da muschi ed erbe selvatiche, un grigiastre alto oltre la mia testa, se anche fossi salita su uno dei massi sporgenti posti alla base. Porto le gabbie dei conigli sovrapposte con mangiatoie formate da
trecce di filo di ferro arrugginiti, i conigli maschi da una parte e le femmine da un'altra, e i piccoli, selezionati per grandezza, collocati in gabbie differenti. Tutti i pomeriggi fungevo da vivandiera passando sotto l'albero di limone e intorno al pozzo con al centro il secchio pieno d'acqua. Giù per i quattro scalini fino all'angolo del muro pietroso, posto di sghembo a seguire il confine con la boscaglia di castagne e di querce della collina immediatamente sovrastante. Ricordo che, giunta appena oltre la grande pietra sporgente sulla quale poggiava lo spigolo della parete, mi sembrava che il bosco coprisse ogni altra prospettiva e divenisse in pochi passi ingombrante, avvolgente, incatenante. Però i conigli erano lì. Se lei te la concede, se lei avesse il libro, sì, però no, dalla, no, libro dalla... Tu dovresti imparare a memoria tutte, no, vabbè, Giuseppe, sì. Come fa il nostro amico Pasolignano. Infatti con Chiara abbiamo scritto e interpretato Tragicamente Rosso, appunto un testo sulla violenza delle donne, che debuttammo 7-8 anni fa addirittura, e stiamo andando avanti poi per tutte le città più importanti d'Italia, e continueremo appunto anche nel nuovo anno, anzi inshallah, come inshallah ci vuole sempre, e a Tuscania faremo nel Teatro Rivellino di Tuscania Tragicamente Rosso, per non parlare del un testo che ancora dobbiamo provare e che si intitola Claire la Rouge, e quindi avec con cacao. Sì, con cacao e con anche castagna sì, insomma sì. Bellissimo. Beh, insomma, a parte questo incontro con Michela, proprio io parlerei insomma anche quanto è bello comunque questo fatto che voi vi siate incontrati in qualche modo, no? E arte, due arti così affini, ma anche così diverse. Che cosa ti ha lasciato la Zanarella? La Zanarella, abbiamo iniziato la nostra liaison. praticamente litigando, perché io ero stato interpellato per leggere tutte le poesie dei poeti partecipanti. Iniziava dalle 9 della mattina al teatro in Scatola qui a Trastevere, per finire alle 20, eccetera. Da là alla Z, arrivata alla Z, io stavo senza voce, sinceramente. La sala era stracolma di gente, anche seduta non sulle poltrone per terra e in piedi. Arrivato lì, gli ho detto: senti, scusami Michela, ma sono senza voce, dovresti leggerti la tua poesia. No, io sono timida, tutta rossa, eccetera. Però me lo ricordo, non c'ero io quella volta, ma mi ricordo quando mi disse: oddio, purtroppo la dovete leggere lei. Dall'odio all'amore. Sì, poi dopo ci siamo incontrati in seguito e abbiamo iniziato a collaborare. Lei, appena arrivata a Roma, venne accolta al Teatro Argo e interpretò Michela Zanarella in recital, e lì coinvolgemmo tutti artisti come lei, come altre artisti della televisione e del cinema, ma una cosa veramente bella. Ma io mi ricordo ancora prima quando Michela, che cos'era, sempre una cosa della Shoah, ed era tutta rossa, perché ancora si vergognava a leggere, sì. Bravissima. Ma non sono ancora rossa. Beh, perché adesso perché è caldo. No, perché beve grappa. No, perché è vero. Senti, parliamo di, appunto, qui abbiamo tantissimi poeti, quanto è difficile leggere
c'è una castagna dietro le tette, sì. Sì. E quanto è difficile e quanto è bello leggere le poesie degli altri, quanto è facile e quanto è difficile il rapporto con i poeti, a parte il Zanarella, ma ce l'hai in casa. Diciamo che io che vengo, ecco, adesso esce fuori il Lego, ma non è questo, ma soltanto per parlare, vengo dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, dalla quale vicino Vittorio Gassman, Monica, i grandi del teatro e del cinema italiano, avevo l'ingrato compito di leggere all'impronta. Orazio Costa e Luca Ronconi dicevano chiamiamo i Tinca, cioè ovvero quello che praticamente deve rompere il ghiaccio e leggere all'impronta, quindi mi davano qualsiasi cosa da leggere all'impronta e vedevo che i miei colleghi che erano, beh, insomma, la Marchesini, poi tantissimi, tantissimi e importanti, mi guardavano così, come per dire ammazza questo, chi è? Studiato prima! E quindi praticamente, ecco, mi metto adesso in questo momento a vostra disposizione. Se avete voi una poesia da leggere, la leggo veramente. Ecco questa, la mia? Sì. Roma. Dai, dai. Entrata a Roma. Bellissimo. Okay. Perché sono un po' raffreddata. Qua, la mostra che appartiene a tutti, Roma, appartiene a tutti. No, perché la voce stasera non è... Numerose fontane al ritmo dei passi del mio respiro, ogni dì dissetata dalla nuova riflessione, la cupola ti ammanta, ammaliatrice, bussola del centro, abbraccio disteso all'infinito, il tenero fiume muta lo sguardo, si turba di cupi pensieri lungo le cancellate, lungimiranti invece al castello dell'angelo, a sua guardia, eterna sovrana discesa dai suoi colli, dea, sinebri di gloria, alla discesa del Campidoglio, soffio i pensieri e gli affanni, caparbio trono del sole, la quadriga sfreccia sui fori, verso le spade guerriere di Montecitorio, lungo Tevere, attraversa la schiena della bruna Madonna, senza tempo è la storia, la superba bandiera ancora intrisa di sangue, ai Lincei assisa al trono dell'eterna città, libera e sola, vestale e santa, dea e regina, eroina e mondana. Dona ancora il suo sguardo di compiuta bellezza. Bellissima la poesia, è bravissimo. Grazie, anche il presentato, diciamo, la poesia, no? Tu sei stato bravissimo, la poesia si leggeva, no? Aveva una bellissima musicalità. Ma questo dipende dai sentimenti del poeta che esprime e incide nella carta l'emozione che vibra in quel momento ispiratrice alla sua poesia. Grazie. Giuseppe, invece ancora non ci hai detto questo incontro a livello artistico, insomma, quanto ha dato a te Michela. A me piace quando metti le foto e scrivi tanto a me la poesia, perché Michela è realmente la poesia, no? Con la P maiuscola. Sì. Doppia P maiuscola. Diciamo che... Emozioni. Dai, emozionati. Emozioni. Applauso, dai, non ti emozionare. Sei grande, molto emozionante. Mi emoziono perché vivere con Michela è imprimere appunto dei segni forti nella propria anima e nell'anima dei suoi lettori. Scusate, ma io non se ne voglio dire. È proprio vero, è un grande amore. È un grande amore che poi è veramente bellezza. Vive bene, Michela, io
io la conosco, abbiamo fatto tante serate insieme e conosco la sua emozione, conosco il suo imprinting proprio sulla poesia, ha quella marcatura, come dire, verace di cuore e mentale. Sì, ma poi ecco una cosa che la contraddistingue, è l'umiltà, è quello. Io la conosco bene. Lei, veramente, adesso lo dico, lei è la presidente della rete italiana per il dialogo del Mediterraneo e partecipa agli incontri alla Farnesina, è la presidente del premio internazionale Le Ragunanze, che sono 8 anni che il comune di Roma mette a disposizione a lei Villa Panfili per la cerimonia di premiazione. Le Ragunanze è un termine barocco usato da Cristina di Svezia, tant'è vero che l'ambasciata di Svezia ci ha dato il suo patrocinio, così come la Regione Lazio, il Comune di Roma, il 12° Municipio, Golem Informazione, un autentico spettacolo dove la coreografa, in questo caso, e attrice Chiara Pavolini ha coinvolto dei gruppi polietnici in danze, canti, recitazione e dei pezzi recitati da lei che veramente... E scritti da te, grazie. Grazie. Thank you.
Ciao.